L'aumento dell'aspettativa di vita nei paesi occidentali, che è di circa 85 anni come età media, fa sì che almeno un terzo della vita delle donne venga vissuto dopo la menopausa. Questo comporta che molti disturbi come l'atrofia vaginale, con secchezza vaginale, dispareunia, prurito, bruciore o aumento delle infezioni urinarie, così come l'incontinenza urinaria, siano problemi sempre più prevalenti. Da circa 10 anni il laser CO2, Monalisa Touch in particolare, ha costituito una rivoluzione terapeutica, andando a rigenerare i tessuti e producendo un miglioramento sia a livello istologico che di sintomi, che ha portato a una riduzione in più dell'86% delle donne di tutti i disturbi, dalla secchezza vaginale al dolore durante i rapporti all'incontinenza urinaria, attraverso un meccanismo basato su un'energia laser che produce un effetto termico che attiva una serie di eventi a cascata che rigenera propriamente il tessuto, facendolo ridiventare come di una donna in età fertile. Si ha una riduzione anche delle infezioni delle vie urinarie, e a questo, al laser, si è aggiunto recentemente un altro sistema, che è un sistema, una sedia ad onde elettromagnetiche, che ha il compito di agire sulla muscolatura pelvica al fine di migliorare quella che è la funzione muscolare nel mantenimento della continenza, sia da sforzo che da urgenza. In questo modo siamo in grado di fornire un trattamento multimodale sui connettivi e sulla vascolarizzazione con laser e sulla muscolatura, che ci consente di avere trattamenti mirati a qualunque tipo di meccanismo fisiopatologico, cioè favorente disturbi funzionali pelvici che hanno, ripeto, una prevalenza che aumenta con l'aumentare dell'età.